Cari telespettatori, bentrovati al nuovo appuntamento con Mondo Futsal, la rassegna del calcio a 5. Anche questa settimana vi parleremo dell'ennesima vittoria della Rapido Latina, pesantissima contro la Fuente, delle sconfitte delle formazioni fondane nei campionati di B e C1 e poi, come al solito, vi offriremo a suon di servizi, interviste e approfondimenti una vasta panoramica sui campionati di C2 e Serie D. Tutto questo tra pochissimo, nel frattempo vi invitiamo a seguirci passo dopo passo, giorno dopo giorno, sul nostro sito mondofutsal.net e su youtube.com/mondofutsaltv. A tra poco! Davanti alle telecamere di Rai Sport, la Rapido Latina calcio a 5 dimostra di saper soffrire, finendo con il superare per 3-1 la Fuente Lucera Foggia, la squadra che forse più di tutte in questo momento gode di ottima salute. Non è stata una gara facile, ma alla fine con il carattere e l'intelligenza tattica della grande squadra, i nerazzurri di Giampaolo sono riusciti a condurre in porto il match. Di Mocellin, Avellino e Maina le marcature nerazzurre, mentre Sanna ha realizzato per gli ospiti. Ma andiamo più a fondo ad analizzare questa partita con il servizio di Enrico Pasquali Coluzzi, le interviste di Daniele Porcelli, il tutto con le immagini di Gianluca Bologni. Thank you.
Nel prossimo turno la squadra del patron Gianluca Lastarza affronterà in trasferta l'Esernia, società che occupa la sesta posizione in classifica e che nell'ultimo turno è stata travolta dalla Cascina Orte per 7-1. Parliamo di Serie B, altra sconfitta con l'onore delle armi per la Virtus Fondi al cospetto di una Sporting Lodigiani nettamente più attrezzata. I ragazzi di Paolo De Simoni hanno dato bene il confronto pagando a caro prezzo ogni minimo errore, anche se un superlativo Venditti e la giusta concentrazione hanno fatto in modo che il passivo non diventasse troppo pesante. Di Riccardo Fantin la marcatura rosso-blu. La prossima settimana il campionato sarà fermo e al rientro i fondani renderanno visita ad un'altra squadra di alta levatura, la Futsal Isola. In Serie C1 tonfo prevedibile per la compagine di mister Massimiliano Paluzzi al cospetto del Lido di Ostia, autentica forza di questo girone. Nulla è stato possibile contro le incursioni di Mariani, Ruzziar e compagni. Le marcature del Fondi sono state dei soliti Angeletti, Guastaferro e Bisecco. Nel prossimo turno la formazione del presidente Biasillo affronterà al Palasport di Fondi l'Ardenza Ciampino. Altro difficile compito per i gialloblu, opposti ai capitolini guidati da mister Fabrizio Ranieri. Si tratta dei freschi vincitori della Coppa Lazio di categoria, una corazzata che annovera tra le sue fila il giovane talento pontino Matteo Cucchi, a segno con una doppietta anche nell'ultima gara vinta sul Pomezia Laurentum. In Serie C2 nel girone C continua il testa a testa tra il Real Castelfontana, vittorioso sul rimaneggiato Città di Minturno Marina di Giampiero di Clemente, e il Minturno, che tra le mura amiche non fa sconti a nessuno e si impone di forza alla malcapitata Comet Calcio A5 di mister Vicari. Vincono anche gli anni nuovi Ciampino di mister Gugliara, che espugnano il Pala Carucci di Terracina al termine di un vibrante match nel quale i ragazzi di Luca Cardillo hanno saputo vendere cara la pelle. Affermazione
formazione importante in esterna di un ritrovato Città di Pontinia, che ha conquistato 3 preziosissimi punti sul sempre ostico terreno dell'FC Cisterna. È stata una giornata che ha visto il successo fuori casa anche dell'Atletico Anzio Lavinio sul Velletri e le secche vittorie casalinghe di entrambe le formazioni di Aprilia. La Eagles di mister Gerardo Iannaccone, affacciatasi ormai nei quartieri alti del girone, si è sbarazzata della Vigor Cisterna, mentre la Pontina Futsal, fanalino di coda, ha messo a segno il risultato più sorprendente della giornata, battendo la CCCP 1987 Roma. Il torneo ora osserverà una sosta, si tornerà in campo il 22 febbraio per la 5ª giornata di ritorno. Nel girone A della Serie D, vittoria della capolista Real Podgora sul tenibile campo della Cimil Latina Scalo. Ha dovuto faticare parecchio la compagine di mister Facassoni prima di avere la meglio con un 3-1 finale. Vediamo però il servizio di Davide Mancini con le riprese di David Da Silva. Mister, una sconfitta che fa male soprattutto perché la Latina Scalo Cimil ha dimostrato di giocarsela alla pari contro la prima della classe. Ma noi il problema non è con le grandi squadre, questa è una grandissima squadra. Sapevamo le difficoltà che ci avevamo, però sapevamo che comunque noi le partite di primato soprattutto diamo il 110%. Purtroppo sono stati degli episodi, abbiamo sbagliato molto sotto porta con 2 pali e 2 traverse. Con queste squadre non ti puoi permettere dell'errore. Poi succede questo qua e loro, bravi loro, hanno sfruttato soprattutto le ripartenze per poi portarsi a casa i 3 punti. E complimenti a loro soprattutto. Direi forse che proprio la grande pecca della Cimil è stato non sfruttare le occasioni create nel primo tempo, dove aveva giocato meglio sicuramente rispetto al Podgora. Assolutamente sì, come ripeto, queste sono squadre comunque quando sono quadrate. Se ti capitano 4 azioni, le sbagli, rimani sull'1-0, poi stenti poi a riprendere la partita. Questa, se permette la partita in un certo modo, bisogna sfruttarle. Questo non è successo, quest'anno purtroppo va in questo modo. Lavoreremo per cercare di dare ancora il meglio dalla prossima partita in poi. Giuseppe Cesaro, quanto è importante questo successo in trasferta? Direi importantissimo, visti anche i risultati maturati sugli altri campi. Noi ci tenevamo a fare bene perché adesso ci aspettano altre 4-5 partite molto dure, molto importanti, però vincere qui su questo campo ci dà parti 3 punti e una classifica che meritiamo, anche 2 settimane di tranquillità in questa sosta in cui ci prepareremo al meglio per le prossime difficili partite. Primo tempo abbastanza complicato, Latina Scalo vi ha messo in difficoltà, poi nella ripresa è andata meglio. Sì, ci aspettavamo una partita del genere, loro molto forti in difesa, hanno anche sfiorato il gol in un paio di occasioni, noi purtroppo abbiamo subito i loro attacchi e nel secondo tempo ci siamo un po' svegliati, abbiamo fatto forza sul nostro possesso palla, siamo riusciti a fare i gol che ci hanno permesso di vincere. Complimenti a loro comunque. Si è giocato in anticipo il big match di giornata tra lo Sporting Giovani Risorse e lo United Aprilia. Si è imposto lo Sporting al termine di una gara esaltante che ha confermato l'inviolabilità del Palabianchini e le ritrovate e mai nascoste ambizioni dei ragazzi della presidentessa Nadia Cacciotti. Lo United con questa sconfitta perde la possibilità di recuperare la vetta della classifica, anche vincendo il recupero di Rocca Massima. Si prospetta quindi un'entusiasmante seconda parte di stagione, perché oltre a questo terzetto, altri team sono a ridosso delle prime posizioni. Il Real Terracina, ad esempio, ha regolato in casa il Real Latina e attende eventuali passi falsi delle prime. Vincono anche l'Antonio Palluzzi sulla Parrocchia San Giuseppe e la Virtus Terracina ai danni della PR 2000 Aprilia. Torna alla vittoria infine l'Atletico Rocca Massima ai danni del Flora. Hai aperto le marcature, bellissimo il gol, pregevole fattura,
Ma sapevi di riuscire a portare a casa 3 punti? Io ne ero convintissimo perché la squadra in settimana ci siamo allenati bene e come diciamo noi siamo un po' ecco con l'arrivo di Prezioso che giusto appunto mi dà il cambio nel ruolo di pivot, però tutti ci tenevamo veramente a vincere questa partita e di conseguenza noi come abbiamo visto siamo una squadra che diciamo fa bene con le grandi e ha un po' di difficoltà con le piccole, però riusciamo ad ottenere sempre il nostro risultato alla fine. Trobbiani, un inizio di ritorno non troppo bene. Siete forse cresciuti nel secondo tempo di intensità, forse però c'è da dimenticare quella prima frazione di gioco dove siete apparsi un po' troppo contratti. Sì, apparsi un po' troppo contratti, forse anche per diciamo la mole della partita. La partita secondo me non era di una categoria, cioè non era di Serie D. Era una bellissima partita, non oso puntare e immaginare la categoria, però era una bellissima partita dove tutte e due le squadre hanno giocato a viso aperto. Infatti siamo stati 1-0 per tutto un tempo, poi dopo abbiamo cominciato ad alzare i toni e i ritmi, entrambe le squadre, prima noi, poi loro hanno perso a noi, siamo andati anche in vantaggio, loro ci hanno raggiunto, diciamo che qualche calcetto non è mancato, ma c'è il rispetto reciproco e tra le due società, e tra gli allenatori e tra i giocatori, quindi non posso che dire che è una bella partita e ne siamo usciti purtroppo perdenti, ma diciamo per noi continua e prosegue questo campionato. Per quanto riguarda il girone B di Serie D, bloccata in casa la capolista Vis Fondi da un ottimo Atletico Gaeta che non nasconde le proprie ambizioni e dopo le vicissitudini di alcuni mesi fa sembra aver ritrovato una marcia importante. Nessuna complicazione per i fondani che mantengono comunque un enorme vantaggio sulle altre contendenti. Pareggio poi tra l'Old Ranch e l'Olympus al termine di un match avvincente. Vince in esterna l'Atletico Sperlonga di Mister Sant'Angelo sul campo del Tremenzuoli e il DLF Formia a Ventotene. 3 punti casalinghi anche per il Palavagnoli 89 Itri contro il Formia 1905 Calcio e del San Giovanni Spigno ai danni dello Sporting Terracina. E dunque anche questa settimana vi abbiamo offerto un'ampia panoramica su tutti i campionati, dal 2 fino alla Serie D. Vi abbiamo offerto approfondimenti, interviste, servizi e tanto altro ancora. Tutto questo potrete continuare a consultarlo attraverso i nostri canali web, il sito mondofutsal.net e poi youtube.com/mondofutsal.tv. È veramente tutto, vi ringraziamo per l'attenzione e appuntamento alla prossima puntata.